Ehi ragazzi! A volte ci capita di dover prendere ago e filo per ricucire dei vestiti. E ogni volta arriva questo momento. Mettete un filo sul palmo della mano e strofinate l'ago sull'estremità del filo. Non ho idea di come funzioni, ma funziona davvero. Soprattutto nel caso di un ago grande. Impacchettare e spostare le scatole in un nuovo appartamento è estenuante. Ma alcuni trucchi per gli scatoloni possono rendere tutto molto più semplice. Praticate 3 tagli su 2 lati opposti della scatola. Poi girate il cartone all'interno. Ora le scatole sono molto più facili da maneggiare. Potete anche usare del nastro adesivo con un pezzo di cartone per creare comode maniglie, dandovi così la possibilità di prendere 2 scatole alla volta. Se avete strappato per sbaglio la linguetta di una lattina e non sapete cosa fare, prendete un foglio di carta e piegatelo più volte. Ora strofinate velocemente e pesantemente questa carta sul tappo della lattina. In qualche modo la lattina si apre. Non so spiegare questo processo, ma almeno ora posso godermi la mia bibita. Se sapete cosa fa sì che ciò accada, vi prego di scriverlo nei commenti. Avete guadagnato dei soldi e cercate un posto per nasconderli dai ladri? Provate a usare un pennarello spesso come nascondiglio. Rimuovete la parte superiore del pennarello ed estraete l'inchiostro. La sua copertura non fa uscire la vernice. Avvolgete i soldi intorno allo stecco e rimettete tutto nel pennarello. Ora i ladri non sapranno mai dove tenete i vostri risparmi. Non vedo l'ora di condividere con voi questo modo originale e veloce di cucinare le patate. Per prima cosa, prendete un sacchetto con la zip per metterci le patate. Potete anche usare un sacchetto normale. Aggiungete olio, sale, pepe e altre spezie a piacere. Chiudete il sacchetto e scuotetelo per mescolare il tutto. Ora fate un piccolo foro nel sacchetto e mettetelo nel microonde per 8-10 minuti. Non abbiate paura, se vedete il sacchetto gonfio, il foro non lo farà esplodere. Ecco fatto! Potete gustare le vostre patate. Il sapore è un po' diverso da quello delle patate bollite, ma può essere un'opzione interessante se avete bisogno di cucinare qualcosa in modo estremamente rapido. Alla prossima!